I notizie non sono belle, sto periodo, sapete, fa il terremoto. Io l'ho vissuto una volta, me lo ricordo io da bambino il terremoto. Cioè, me lo ricordo proprio, me lo ricordo, abitavo in un paesino, quindi alle pendici dell'Etna, Riposto, abitavo a Riposto, avevo all'incirca 6-7 anni. 7 anni. Mi ricordo che la casa cominciò a tremare di notte, e pensa, io ero sveglio da bambino perché avevo un mal di pancia terribile, mi ricordo, cioè, per ricordarmi a distanza di 52 meno 6, a distanza di 46 anni, di ricordarmi perfettamente, cioè mi ricordo perfettamente che avevo mal di pancia, fortissimo, mio padre era con me, e mi faceva, mi ricordo, i massaggi nella pancia, faceva così, a un certo punto c'era la finestra aperta, e così io guardai fuori dalla finestra e vidi tutto il paese, perché sai, il paese piccolo, che si muoveva, mi ricordo questa cosa. A un certo punto non riuscivamo a muoverci, nel frattempo si sveglia mia madre con rumore, mio padre mi prese in braccio, mi ricordo questa cosa, mi mise qui, e mia madre prese mia sorella, all'epoca non c'era neanche, non c'era né Beppe né Catena, e mi ricordo questa cosa, le scale fatte di corsa, la paura, il terrore, però non capivo esattamente cosa fosse, no? Sentivo gli urli, dicevano il terremoto, e noi che scendevamo queste scale, io mi ricordo ancora, facevo proprio così in testa, la paura e le scale. Io non so, credo che mio padre le avesse fatte a 6-7 alla volta con me in braccio, e mia madre con mia sorella. Siamo arrivati giù e poi siamo scesi strada. E lì si incontrarono, mi ricordo, tutti quelli del vicinato, tutti terrorizzati, e niente, mi ricordo, credo dormimmo in macchina in una 8,50. Ah. 8,50 Fiat, come tutta tanta gente adesso. Per questo dico che io rimasi veramente terrorizzato, non lo ricordo, ti giuro, 46 anni, non mi è mai andato via dalla testa, quindi io capisco i bambini in Emilia oggi che passano. Bisogna fare qualcosa anche a livello morale, cioè anche a livello di psicologico. Sì, psicologico, scusa. A livello psicologico qualcosa bisogna cominciare a fare, perché cioè, non dico, sai, i psicologi stanno già là, tra un po' cominciare a organizzare, ma più che per la raccolta fondi, ormai ho visto che TG5 si muove, TG1, Sky, cioè tutti, c'è una mobilitazione generale. Qualcosa proprio a livello, per andare proprio là e far divertire un po' adesso si organizzerà qualcosa, ma senza bisogno dell'apporto televisivo, sai, facciamo il programma, cioè stai pensando di andare, no, bisogna andare là, bisogna andare lì e fare delle piccole cose, ma l'ha detta già Antonacci sta cosa, Paolo Belli penso stia già organizzando, di fare delle piccole cose, ma pure che vai lì con la guitarra, sì, ti metti lì nella tendopoli, cominci a fare qualche cosa, perché c'è, è quello il problema, è psicologico, perché ti crolla, cioè gioco di parole, ti casca tutto, nel senso non solo la casa ma proprio il futuro, cioè quando ce la faremo, quando magari pensi, sono persone che hanno una certa età, no? Quando arriva dice ora, ma io ora ho la forza di rialzarmi, di rifarmi la casa, di rifarmi, che poi uno pensa, dice, sai, perdi una casa, dice, piano piano quei sacrifici magari me ne faccio un'altra, ma perdi tutte le tue cose, ma anche le cose piccole, le foto. Io sai, pensi le foto, pensi a le cose piccole, più insensate, le cose più semplici. Le cose più semplici che vengono, sono poi quelle spariscono, più spariscono nel cumulo di macerie. Io due volte il terremoto, una volta proprio in prima persona e poi un'altra volta ad Augusta, però io fortunatamente io non c'ero, c'era la mia famiglia, e quindi ad Augusta crollò veramente, poi quando tornai a casa vidi tutti i ponteggi, tutte le chiese puntellate, insomma sono ferite, ferite grandi, vabbè.